festa del pattinaggio e dello sport per l'inaugurazione del Palarotel delle Torri a Firenze. L'impianto, che va a completare il polo sportivo delle Torri a Cintoia, è adiacente a Villa Vogel, ben inserito in un parco che costituisce un polmone verde di grande richiamo per tutta la zona dell'Isolotto. La progettazione e la realizzazione dell'impianto, esigenza fortemente sentita in tutto il quartiere, dove esiste da tempo una bella società di pattinaggio artistico, è stata promossa e incoraggiata nel tempo dal presidente del CONI provinciale Eugenio Gianni e finalmente il sogno è diventato realtà. Sono particolarmente felice dell'inaugurazione di quello che io chiamo il Palatorri, ovvero il palazzetto dello sport per il pattinaggio in località Le Torri. Iniziai questo lavoro quando, sulla scia dei campionati mondiali di pattinaggio del 2001, decidemmo di realizzare come comune di Firenze almeno due impianti, spendendo 700.000 euro ciascuno, quindi con la consapevolezza non lo potevamo fare più tutti insieme, ma nel tempo, prima in via dell'Olmatello, dove oggi la Fiorentina Pattinaggio svolge la sua attività, poi qua, perché qua vi era un gruppo di pattinatori davvero in gamba che oggi si sono riuniti nella Oltrarno Pattinaggio Firenze, questa società dell'Oltrarno per il pattinaggio, e che finalmente vede premiati gli sforzi, le tensioni, la sensibilità, ma anche per me come amministratore, anche per coloro che in comune e in quartiere hanno contribuito a realizzarlo, davvero una gran bella soddisfazione. Pattinaggio è uno sport di grande fascino e spettacolarità, ma anche dagli altri valori formativi. Era quindi giusto che come amministrazione comunale arrivassimo a completare una struttura che consente di farlo 12 mesi l'anno, perché la copertura consente di andare oltre i 3-4 mesi in cui è possibile allenarsi e fare gare in una struttura all'aperto. Quella di oggi non a caso è una struttura di livello nazionale, illustrata dalle gesta di atleti che abbiamo visto addirittura di un campione mondiale. Dopo la benedizione dell'impianto si è proceduto con il classico taglio del nastro alla presenza del vice sindaco di Firenze Dario Nardella, dello stesso Eugenio Gianni e del presidente della Oltrarno Pattinaggio Firenze, questo è il nome della società che gestisce l'impianto. È 7 anni che aspettavamo questo che vediamo e non ci sembra ancora il vero che stiamo dentro. Intanto volevo ringraziare tutto il pubblico, tutti gli intervenuti. E ora tocca a noi cercare di farlo crescere. Sono commosso, più che emozionato. L'inaugurazione è stata anche una occasione di incontro e di ritrovo tra gli sportivi e gli appassionati di pattinaggio che hanno potuto assistere a esibizioni di grandi campioni di livello internazionale, tra cui l'argentino Daniel Arriola, del brasiliano Gustavo Casado e del nostro Francesco Tonini. Nel corso della serata questi tre atleti hanno avuto riconoscimenti dal Comune di Firenze, come è stata anche premiata la giovanissima Asia Massai, medaglia di bronzo ai recenti campionati europei. Presenti all'evento anche i rappresentanti della Federazione Hockey e Pattinaggio e della Lega Pattinaggio Wisp.